facile. Allora, i libri hanno bisogno di tempo per essere messi insieme. E io ho un po' l'ansia di essere sempre aggiornato, di imparare sempre le ultime cose. E quindi il tempo di finire, di scrivere il libro, è già tutto cambiato, no? Ho questa sensazione. Quindi è un po' che non ne scrivo, peraltro. Ne ho scritti 4, 5 e poi mi sono fermato. Perlomeno 4 anni fa l'ultimo, circa. Poi, vabbè, le parti consulenziali delle aziende, l'università, eccetera, sono tutte cose che mi aiutano a mettere in fila i concetti, perché ne arrivano tanti tutto il giorno, studio tantissimo, passo la maggior parte del mio tempo a studiare e una piccola parte a derogare qualcosa, cioè a produrre qualcosa, e quindi alla fine dover aiutare un'azienda a capire di più come fare per sviluppare un prodotto e promuoverlo digitalmente, o insegnare agli studenti, perché comunque insegnare all'università per me è sempre stato importante, no? Perché anche se il livello è ovviamente più basso, nel senso che a volte devi partire da zero su certi concetti, è molto allenante, mi aiuta a essere sempre sul pezzo e a mettere in fila tutti i vari mattoncini nel modo giusto. Ogni volta che arriva un nuovo mattoncino sono obbligato a metterlo nella posizione giusta durante un percorso didattico, e questo mi aiuta tantissimo. Beh, è bello quando faccio gli eventi, perché ho davanti la gente, ho davanti le persone, che siano aziende, che siano persone normali, come dire, nel pubblico, è bellissimo, mi piace parlare a loro, mi piace raccontare, mi piace spiegare, mi piace arrivare alla massima, mi piace soprattutto averli davanti. Infatti ogni volta che faccio un video mi immagino la gente davanti, no? Cioè mi immagino che voi siate lì veramente, no? Ad ascoltarmi, perché è una cosa che mi piace molto. Chiaramente il tono cambia, adesso è una cosa più intima, sul palco si alza un po' più la voce, no? Ci sono vari modi, e quindi è così, questo. E poi la TV con Striscia, bellissimo. Poter produrre contenuti dove devi pensare solo, non solo alla parte, come dire, dove parli, quello che dici, ma anche visiva, i vari pezzi, gli studi virtuali, i contenuti visivi, e riuscire ad arrivare a tutte quelle persone attraverso un mezzo che alla fine arriva proprio a chi ha bisogno, no? Perché chi alla fine smanetta già sa dove andare, chi invece smanetta un pochino meno ha bisogno proprio di ricevere questi, no, di ricevere informazioni dov'è lui, non dove voglio che lui vada. E quindi sì, forse tra tutti, se proprio devo scegliere, a cavallo tra gli eventi dal vivo e la televisione.